Ciao a tutti ragazzi, eccoci ritrovati con Coridan, il sottoscritto, nelle vesti di Alberto Sordi nel Il medico della mutua. Film spettacolare, spettacolare. Mi sa che ho sempre la multa in mano. Gliela posso consegnare la multa? Andiamo un po'. Vieni più vicino. No, no, no. Le missioni dell'ambulanza no, che abbiamo già fatte. Andiamo su. Va su. Ah, devo pigiare qui, è vero, sì. Tiravo in su, ma non andava in su. Vediamo un po'. Allora, sentiamo di cosa ha bisogno questo clown. Chi è, Krusty? Allora, lancia. No, la multa. Raccogli. Consegna. Sì, ecco. Diamo la nostra multa praticamente a un povero malato terminale che non c'entra un cazzo e lì perché ormai ce n'ha per tre case, come si dice a Livorno. Così quando il vigile entrerà, oltre a fargli pagare il ticket dell'ospedale, che già è molto caro, sapete bene, nella sanità di questo posto, gli farà pagare anche la multa, così il clown lo prenderà doppiamente in culo. Per la serie facciamo del male alle persone che soffrono. Ok, andiamo... Ah no, qui su non mi fa... L'ascensore qui? Mi dica, cosa... che cosa le succede? Arresta l'attacco cardiaco. Arresta l'attacco cardiaco, X-Wing... Niente, proviamo Slenderman, come mi è stato consigliato dal mio amico Dark Zenzino. Ma non c'è lo Slenderman. Quindi proviamo a far scrivere arresta l'attacco cardiaco. Cosa, come lo potrei arrestare? M16. No, i numeri non si possono scrivere. Kalashnikov, così si scrive. No, katana però, va bene. Sciavola spada, attacchiamo e fermiamo l'attacco cardiaco con la katana. Ecco, come fermare un attacco cardiaco con la katana? Grazie, grazie, ci mancherebbe altro. L'ultimo samurai, Mission, è qui per lei. Questo cosa vuole il cavaliere? No. Signor cavaliere? Le consegno la sua spada, è felice adesso? No. Lei? Ho bisogno di nuove apparecchiature per l'ospedale. Cosa gli possiamo dare? Peacemaker? Ah, come l'ho scritto bene, eh? Come l'ho scritto bene, il solito ignorante. Tenga. Apparecchiature obsolete? Ma come obsolete? Ma che cazzo l'ho dato? Lo scotch? Il cavaliere? Sì! Prego, prego, non è successo niente. Re Artù. Raccogli, lascia, elimina e buttiamolo nel secchio, tanto non ci serve. Allora, che cosa mi chiede Re Artù? Proviamo a creare Ginevra. Niente, oh, non c'è un cazzo. Fata Morgana e Mogano Montana, sì. Allora, questi non chiedono, non hanno missioni, no. Quindi bisogna andare a cercare missioni al piano superiore. Questi due che fanno il team deathmatch rossi contro blu. Andiamo un po' a vedere. Vedere qualcosa con i colori della mia squadra mi motiverebbe a vincere la corsa. Maglietta azzurra. Maglietta sportivo, sì, sportivo. Tieni. Questa è la maglietta della tua squadra, ma l'ha indossata, sto stronzo. E maglietta. Vediamo un po'. Ah no, questa. Ah no, me la sono messa io. Gli ho fregato la bandierina? Riprenditela sta bandierina del cavolo. Indossare qualcosa con i colori della mia squadra. Vedere qualcosa con i colori della mia squadra mi motiverebbe a vincere la corsa. Ah, con i colori della mia squadra. Certo, certo, ma ci mancherebbe altro. Ferrari, la bella rossa. E ferrite, feretro. Ma porca puttana, non c'è la Ferrari. Fiera. Qualcosa con i colori della mia squadra. Di rosso. Ma cosa posso mettere di rosso? C'è una mela.
Sì? Ti ha fatto felice? Ma che cazzo devo fare? Vedere qualcosa nei colori della mia squadra mi motiverebbe a vincere la corsa. Qualcosa di... cioè, vedere qualcosa... ma vaffanculo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Queste non sono cose da medico della muta. Lei cosa vuole? Mi dica. Ho dimenticato ciò che devo consegnare al trapiantato. Al trapiantato devi consegnare... cuore. Che cazzo di soluzioni schifose. Cuore, organo interno, prendilo. Cosa c'è nella scatola? Sta gru. Non ricordo più cosa devo consegnare. Puoi aiutarmi? Certo che sì. Te sei una gru che ha perso la bussola e come tale meriti la morte. Quindi bazooka. Questo è mio. E ovviamente... no, prendila, prendila. Non si può prendere. Bazooka, ah, raccogli. E te sei una gru di merda, quindi meriti la morte. Perché una gru come te, che non ha capito che nella vita deve consegnare un bambino, non capisce una sega. Quindi io ti ucciderò. Ok, lasciamo andare il bazooka, perché se mi vedono per strada c'è l'arresto senza appelli diplomatici. Andiamo via. Voi non vi aiuto perché mi fate schifo. Schifo. No, loro non vogliono niente. Reartu è contento. Andiamo via. Lei, signor medico, c'è qualcosa? Sto clown, cosa vuole? Aiutami a ridere di nuovo. Vabbè, ti faccio ridere io. Scorreggia. Scorreggia, come si scrive in italiano? Scorreggia, scorreggia. Aiutami a ridere di nuovo, dai. Ti faccio ridere io, come ti posso far ridere? Fumetto? Fumetti? Ce la fai a ridere con questo? Buttiamo la multa, riprendiamocela. No. Buttiamola via. Perché non si diverte? Aiutami a ridere di nuovo. E come cazzo ti faccio ridere? Che oggetto potrei creare? Oh, oggi non ho proprio idea, ragazzi. Sono svuotato completamente. Che oggetto potrei creare per farlo ridere? Per farlo ridere... un... peluche... ma questo è uno stronzo. Per far divertire un clown, che cacchio le posso dare? Oddio! Per far ridere un clown! Naso rosso ce l'ha di già. Oddio, ragazzi, non c'è idea oggi. Aiuto, consigli, consigli nei commenti, consigli. Niente, andiamo avanti. Boia, proprio oggi sono messo male. Sono messo malissimo. Il mio lavoro come medico della muta è fallito miseramente. Quindi proviamo ad andare al giro. Qui c'è sempre il vigile. Ok, che vuole il vigile? Voleva la multa che noi abbiamo consegnato al clown morente. Andiamo al museo. La galleria della virgola, tipo il museo di storia naturale. Sì. Oh, George Washington, chi è questo qui? Che c'è, ladri? Signorina di colore con gli occhiali. Uno di questi manufatti è falso. Aiutami a scoprire quale. Come glielo posso far scoprire qual è falso? Scanner. No, ha detto che lo scanner me lo posso mettere nel culo. Guida, guida, guida. Guida? Sì, cos'è? La tenda degli indiani? L'ha aperta il coltrone? Madonna. Per fargli capire come un falso, come posso fare? Lampada, proviamo. Con questo, se lo guardi da vicino, con questo sì, eh. No. Questo? Aiuta Maxwell a creare un'opera che di sicuro piacerà ai patrocinati del museo. Inizia. Sì. Oggi non risolvo manco un caso. È il giorno di apertura del museo. Metti qualcosa nelle cornici che piacerà sicuramente ai patrocinati del museo. Vabbè. Metti un elemento artistico nella cornice. Un elemento artistico nella cornice. Fiori?
ci sta. Arriva qualcun altro, cosa piacerebbe a questo patrocinatore? Metterlo nella cornice. Qui vediamo una mummia con un paesaggio tipo deserti, cosa sono, montagne col sole. Quindi cos'è? Tempio. Tempio. Vediamo un po'. Oddio! No, lo devi mettere nella cornice, stronzo! Niente. Cosa potremmo mettere? Che cazzo sono vestito? Ah, da pittore. Lassù ci starebbe bene forse Brumotti. Brumotti che scende dalla montagna saltando. Brumotti. Biscotti, sì, perfetto. Ci potrei mettere in questo bel tramonto con un sole, visto che qui abbiamo una mummia. Piramide, ma la crea troppo grande, piramide. Sì, più... Sì, sì, direi che ha preso un po' tutto, ecco, un po' tutto il quadro, ma va bene. Un fantasmino! Un fantasmino in mezzo... castello. A questo punto, se ho fatto la piramide là, si fa il castello di qua. Antico, che il fantasma deve avere un posto dove girare. Ti piace fantasma? Giraci. Sole. Non ci sta questa cornice? Brutto? No. Diciamo che in questa cornice ci potrei mettere qualcosa di carino, un albero. Sì, vabbè. Ma più piccoli devi creare. Ma se io scrivo dipinto, cosa mi dà? Un dipinto nel dipinto? Cosa ci potrei mettere qua giù? Un albero. Sì? Mi dica. Mi piace l'arte che mi invoglia a perseguitare. Mi piace l'arte che mi invoglia a perseguitare. Una sega. No, non la devo dare a lui. Ruba. Elimina. Mmm.